Cronista. Ogni giorno scrivo di stupri, furti, sequestri e assassini. Scrivo solo notizie di cronaca cattiva e molto spesso il mio mestiere, per tutta la voglia che ho di dire cose buone, mi è sembrato una chitarra senza corde. Ma giorni fa è arrivata in redazione questa lettera. Caro giornale, sono una ragazza a cui oggi si è aperta una nuova vocazione, che ho scoperto tra un giorno comune e un altro giorno. Durante il tempo libero ho deciso di andare a lavorare al CAMI, Centro Assistenza Malati Impediti, perché mi sono accorta che moltissimi di noi che sono sani non sanno che molti nostri simili intingono ogni giorno il cucchiaio fino al gomito, in un'avversità che non ha limiti. Non so se questa notizia vi potrà interessare, ma per me è importante e ve l'ho scritta. E io l'ho pubblicata. Ho fatto finalmente il cronista di Cronaca Buona. Alla notizia ho messo un titolo terribile per i miei colleghi: La ragazza che coglie i fiori delle lacrime. Commento. La notizia cattiva o resa tale impegna emotivamente il lettore. È anche per questo che regna nei media. Le guide spiegano che la notizia cattiva fa vibrare i codici astrali dell'individuo, i quali possono essere considerati codici bassi rispetto ai codici mentali e coscienziali. Ma se la maggioranza della gente ha ancora bisogno per essere interessata a ciò che le accade intorno di queste notizie, è segno che la sua evoluzione è ancora bassa e che sono ancora i corpi astrali degli individui che necessitano di perfezionamento e quindi di vibrazioni.